Mister De Candia, conosci bene il campo di Trani, conosci bene l'ambiente di Trani, quindi alla fine forse un po' di disattenzione sul 2-0, un po' di rilassamento sul 2-0, questo è l'unico neo o pecca della domenica, o sbaglio? Sì, forse sì. No, non è l'unica, perché non abbiamo fatto una grossissima prestazione, quindi non è l'unica, però in quel momento forse c'è stata quella distrazione che poi ha messo in discussione di nuovo la gara. Eravamo stati bravi a sbloccarla, poi siamo stati anche bravi a mettere il 2-0, quindi a metterci un pochettino in una situazione di tranquillità. Abbiamo sbagliato in occasione il 3-0. Poi bisogna anche dar merito al Trani che anche sul 2-0 ha continuato a giocare allo stesso modo che ha giocato sullo 0-0, quindi ci ha impensierito in un paio di occasioni. Dopo il 2-1 c'è stata anche l'occasione per pareggiare, c'è stato un tiro che Grasso è stato bravo a mettere in angolo. Non abbiamo fatto una grossa prestazione, però in questo momento servono i punti per mantenere il distacco da chi ci segue. Anche perché, considerando i risultati finali delle altre partite, nelle precedenti occasioni avete dimostrato di saper tenere fino alla fine e portare a termine anche le vittorie con un minimo scarto, quindi questa cosa oggi è stata particolare. Sì. È una prerogativa. Inizialmente avevamo il problema che subivamo un po' troppo, ricordo le prime giornate, poi abbiamo trovato l'equilibrio giusto, poi abbiamo trovato un equilibrio di squadra abbastanza solido che non ci faceva soffrire, non ci metteva mai nelle condizioni di soffrire. Però, come dicevano i vostri colleghi, oggi di fronte avevamo una squadra che comunque aveva parecchi giovani. I giovani hanno entusiasmo, hanno corsa, ci mettono forse qualcosa in più rispetto a un giocatore più esperto. Quindi forse questa loro esuberanza ci ha sorpreso in quell'occasione e in qualche altra occasione. Però non posso rimproverare adesso niente ai ragazzi che probabilmente dopo un trend di partite buono, abbiamo sbagliato la mezz'ora di domenica e forse oggi in una prestazione non a livello di ritmo e di intensità, non all'altezza delle nostre precedenti prestazioni. Più 7 sul Brindisi secondo, ma attenzione alla Coppa Italia che adesso entra anche in una parte particolare con una fase nazionale. Sì, adesso ci godiamo stasera, fino a stasera ci godiamo questa vittoria, questa posizione di classifica. Da domani mattina iniziamo a pensare al Grumentum, che è una squadra che io ho visionato mercoledì, una squadra all'altezza di una buona eccellenza pugliese, quindi è una squadra da affrontare con le dovute precauzioni. Poi sul campo loro è un obiettivo, il nostro non ci siamo mai nascosti, un altro obiettivo è quello della Coppa Italia, della vittoria della Coppa Italia. Ci proviamo, non abbiamo l'assillo forse di doverla prendere per forza, sperando, perché abbiamo questo vantaggio di 7 punti che in questo momento non ci dà niente, però ci dice che comunque 7 punti non sono pochi a 5 giorni dalla fine, lo sappiamo benissimo, però dobbiamo accelerare un altro po', un pochettino dobbiamo accelerare. Perché, come si diceva col presidente prima, effettivamente hai questo compito importante di portare Casarano, una piazza importante, ai livelli che merita. Sono contento, l'ha detto il presidente, lui ci ha chiesto questo, noi proviamo a fare, visto che loro ci mettono nelle condizioni migliori per fare tutto, quindi noi dobbiamo per forza ripagarli con il nostro massimo impegno. Poi l'impegno non sempre porta a risultati sperati, però noi da questo punto di vista gliel'abbiamo promesso alla proprietà, al presidente, a tutta la società. Lo stai dimostrando? E credo che lo stiamo dimostrando, sicuramente. Grazie.